Eh sì, è arrivato il momento di lasciare anche questo posto. Ci siamo stati un paio di giorni tranquillissimi, mattina praticamente sempre da soli, il pomeriggio un po' di gente a fare kite, però uno spettacolo qua, perché viene gente, abbiamo visto gente veramente brava, quindi siamo divertiti anche un po' a capire come funziona questo sport, che ci piacerebbe tanto praticare, ma non abbiamo l'attrezzatura. Però non si sa mai, non si sa mai. E ora andiamo via, andiamo a La Serena, quindi saliamo sul camion e partiamo. Oh, lungo questa strada ci sono un sacco di banchettini che vendono di tutto. Siamo comprati l'uva della Valle del Pisco e siamo pronti per gustarcela tutta mentre guidiamo per andare nuovamente lungo l'oceano. E ora abbiamo comprato il queso de cabra, formaggio di capra. Speriamo sia buono. Stiamo passeggiando sulla spiaggia della Serena, abbiamo parcheggiato il camion qui in riva al mare e siamo andati a comprare il pane. E ora facciamo due passi su questa spiaggia che è molto tranquilla adesso perché siamo fuori stagione, ma qua d'estate deve essere pieno di gente, sono un sacco di localini sulla spiaggia, deve essere un posto molto gettonato. Siamo partiti qualche giorno fa da Los Vilos, sempre sull'oceano. Siamo andati sulla montagna e adesso siamo ritornati sull'oceano. Vi faccio vedere la strada che abbiamo percorso. Los Vilos. Osservatorio. Uvalle. La Ruta delle Estrellas. Qua dove era stretta stretta, Vicuña, una puntata a Pisco Elqui e adesso di nuovo alla Serena sull'oceano. Ragazzi, è sabato, ci siamo svegliati da poco e siamo nel bel mezzo di una pista ciclabile qua alla Serena, dove abbiamo dormito proprio davanti alla spiaggia. Spiaggia, pista ciclabile, Valentino, case vacanza dietro e strada, proprio di pista ciclabile. Però siamo stati tranquillissimi, la notte non c'era nessuno e ora ci godiamo un po' la giornata, anche se è un pochettino uggiosa. Ma abbiamo capito che qua la mattina sull'oceano in questa stagione è un po' così. Però adesso andiamo a fare un giro alla Serena, al centro, e vediamo che cosa ci offre la città. Intanto, a dopo. Siamo nel giardino della chiesa di Santo Domingo, che era l'antica sagrestia di questa chiesa La Serena. La Serena è la seconda città più antica del Cile, fondata circa nel 1544-45, credo.
Magdalena è la seconda città più antica del Cile ed è famosa per i suoi palazzi in stile coloniale, con i suoi balconi esterni, poi ci sono molte chiese, piazzettine. Huevita, hay que pelarle dos huevitos. ¿Dos huevitos? Quiere con huevo. No, con una churrasco con huevo. ¡Vamos, perro! ¡Gracias! Ya, ay, gracias, mujer. Cioè, siamo andati a fare la spesa e vabbè, abbiamo parcheggiato il camion nel parcheggio del supermercato e ci hanno detto parcheggiate in fondo e sto tranquilli, ci penso io. Guardate, cioè adesso secondo, cioè io dico, al di là del fatto che il parcheggiatore ci ha detto di parcheggiare qua, che ci pensava lui, non ci ha pensato, ma non è un grosso problema. Cioè, ma il tema è, cioè, ma uno parcheggia così dietro a un camion? Cioè, fosse una 500, un camion. Vabbè. Siamo sul lungomare della Serena, abbiamo parcheggiato qui per la notte e ci siamo imbattuti in un raduno di auto d'epoca di qui del luogo. Ford Mustang año 68, tiene una historia muy peculiar, muy linda, porque este auto se lo compré a un veterano de guerra de Vietnam, a un ex veterano, que lo compró en el año 68, se alistó a la guerra, volvió en el 72, vivo por suerte, y de ahí toda su vida lo usó hasta el año 79, y de ahí lo dejó de usar mucho tiempo, hasta que decidió venderlo y lo restauró completamente el auto, completamente, 100%. Y de ahí un amigo me lo compró en Nueva York y me lo embarcó en el barco en el puerto de Baltimore. Y fue embarcado hasta por todo el Atlántico, pasado del Pacífico, por el Panamá, y llegó a San Antonio. Y ahí yo ya lo tengo en mi poder.